Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo episodio di Two Point Hospital, perché non possiamo neanche ipotizzare di non andare avanti, quantomeno qualche episodio. Dunque, io vorrei capire se il gioco permette di cambiare nome ai personaggi. Allora, intanto temo di no, purtroppo, da quel che vedo, no. O forse sì. Inservienti, no, non ce lo fa fare. Se qualcuno sa se esiste un modo, che lo dica, perché è impellente farlo. Comunque, abbiamo una barca di cose da fare. Dunque, al momento attuale io devo sbloccare il laboratorio di svitamento, guadagnando una fracca di soldi, a quanto pare. Intanto, ecco, abbassiamo un po' il livello, che potevo farlo pure così. Ordunque, guadagna $15,000 e porta arrivare all'ospedale a livello 4. Quindi, avvierei. Lui si chiama Max Underdriver. Ah, sta andando via Max. Ciao Max, alla prossima. Quindi l'unica cosa che si può fare adesso è... Cosa fa? Non sembra esserci grande coda. Qui c'è uno. Qui sfondano le pareti. Allora lei è Lando. Lui è Lando Rawhide. Perché questa si sta... Ah no, ma è l'inserviente. Certo che abbiamo degli esami a basso costo. Buona notizia, abbiamo curato 10 pazienti in tutto. Ogni cura aumenta la nostra reputazione, che attirerà ancora più pazienti nell'ospedale. Nuova malattia, ventilatio intestinalis putrens. I nostri medici hanno scoperto il cagotto, in sostanza. Una turba che affligge il colon, appunto. Invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. Nuova malattia, pantano scoperta. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, pantano. Una malattia della pelle davvero disgustosa, provocata dai bagni sporchi. Può essere curata con un costoso cocktail di farmaci accuratamente preparato in farmacia o con la stregoneria, che mi sembra o anche un'alternativa altrettanto valida. Invieremo il paziente per la terapia verso farmacia. Chissà se ci sono i Novax anche qui. Vabbè, questa la sappiamo. La rivolta dei Novax sarebbe bellissima. In modo da poterla gestire in maniera adeguata, chissà, è questo gioco. Dunque, i nostri medici hanno diagnosticato un paziente affetto da allettamento. Ma per la terapia serve un reparto. Ho capito, figlio mio. Allora, pausa un attimo. Fai aspettare il paziente. L'allettamento. Un goniometro da letto per controllare gli angoli del sonno. Il paziente ha bisogno di una terapia per curarlo. Servirà un reparto. La costruzione costerà 7. Ma io quanti soldi ho? Perché io sto ragionando così. C'ho 150.000, ok. Fai aspettare il paziente. Allora, caro paziente, io le faccio. Reparto. Che non lo avevo, no? Allora, il problema di fondo è che io ho organizzato malerrimo tutto il luogo. Per cui devo. Vabbè, lo mettiamo tipo. Fa schifissimo. Ah, ma io posso sfondare anche i cancelli? No, non posso, ok. Facciamo così. Allora, qua mettiamo... Poi sicuramente sarà l'unico posto dove mi serviva una stanza grande. Io l'unico posto dove avrò la stanza piccola. Allora, facciamo che ci sia spazio per entrare. Benissimo. Questo lo mettiamo qua. Il letto lo mettiamo qui. Ne mettiamo una. Infatti è l'unico posto dove mi serviva un ambiente grande. E noi abbiamo fatto un ambiente piccolo. Basta. Postazione infermieri, finestra, porta, armadietto. Lo mettiamo qua. Lo schedario, non si è ancora capita l'utilità. Il cestino lo mettiamo. Non lo mettiamo. Stanza accesso, ecco. Se no posso optare, ecco, per una cosa vicino. Bene, la pianta qui credo che non ci possa stare. Per cui, approvato. Mi serve un infermiere. Allora, devo staff. Infermiere. Io ne vorrei assumere uno nuovo.
Revisione stipendi, visualizza gli stipendi dello staff e vedi la soddisfazione del personale quando i membri vengono promossi e formati, si aspettano uno stipendio più alto, la loro soddisfazione al riguardo ne influenzerà la felicità. Ma siamo in Italia, per cui questa roba è tutta così messa lì tanto per fare contorno, quindi ci interessa poco, perché si gestisce all'italiana questo. Quindi dov'è che andavo? Allora, assumi infermiere, Perry Transformer, no, non te se vuoi guardare, Perry, assistenti, inservienti e medici, dei poracci, beh, la posso fare, bene, ma temo di dover aspettare, per cui oggetti, panca, ecco, così. Imparate che in Italia si aspetta quando, che è sta cosa, vai all'ospedale, stai male e pretendi pure di essere curato subito, devi dare il tempo alla gente che lavora. Quindi soffrite tranquilli sulle panche che prima o poi qualcuno arriva. Poi reparti, l'ho fatto. Purtroppo il reparto è piccolo perché noi siamo poveri. Tanto lo so, ma finché ci sono gente improponibile, io non è che posso. Infermieri. Oh, ecco, fermi. George Radish è arrivato. Pia un sacco di soldi. Ma ha una borsa elegante, per cui no, noi lo prenderemo. Chissà dove la mette la borsa elegante. Ma perché l'inserviente sembra una sorta di maestra, tutore dell'Ottocento? È vestita anche. Laila de Sad. Bene, vediamo un po'. Osserviamo come procede. Perché fa il guardone Joanna Chaos? Oh, abbiamo un laboratorio di svitamento sbloccato. Quindi direi che possiamo mettere in pausa un attimo la situazione. Costruire un nuovo reparto, che è il laboratorio di svitamento. Spendendo. Ma io non ho più spazio. Vabbè, facciamolo qua. Penso siamo un 4x4 di stanza. Porta il macchinario da svitamento, lo mettiamo qui. E cos'ho? La console la mettiamo qui così che il medico possa osservare. E direi che le finestre non sono adeguate a un laboratorio di questo tipo. Il cestino e l'estintore, perché non si sa mai oggettivamente. Credo che la pianta non sia adeguata, non sapendo che fine si potrebbe fare. Bene, servirà un medico, temo. Per quanto sarebbe bello poterlo far fare a un inserviente. Dei poracci, no, io poracci lo voglio. Col baffo alla Marco Columbro, poracci ci deve stare. Cioè, medico interno. Io ho bisogno di poracci. Dunque, vediamo un po' il discorso. Allora, io poracci vorrei renderlo il baluardo, il primario di svitamentologia. Gli alzo lo stipendio, conferma aumento. È diventato triggered. L'abbiamo triggerato col vabbè, qui che è stanche felicità. C'è Laila de Sad che è poco felice, gli alziamo lo stipendio, dai. Laila è motivata, attiva, eccetera. Raccogli, licenzia, fai una pausa, revisione stipendio, incarichi. Allora, quali mi avete lo staff? Vabbè. Quindi, vabbè, io posso cavarmela. Lei sa riparare i macchinari. Quindi lo puoi. No, ah, ok. Chiaro, quindi evito. Abbiamo anche la chiappa fantasmi e il pulisci rifiuti. Quindi la gente inizierà a sbrattare di qui a poco, temo. E bene. Che dire. Osserviamo Marco Columbro all'opera. Io devo cambiargli i nomi. Il Ministero della Salute di Two Point è lieto di premiare i risultati di ogni ospedale della contea. Se ne costruiamo uno capace di soddisfare i bisogni della zona, l'ospedale riceverà una valutazione ufficiale. Ottimo per la nostra organizzazione, non solo. Ogni stella ha delle ricompense associate, ma ci permetterà anche di creare nuovi ospedali nella contea. Continua a espandere l'ospedale per ottenere una valutazione a una stella.
Operando sfide e obiettivi, la nostra organizzazione guadagna kudos. Possiamo usarli per ottenere accesso a nuovi oggetti. Dai un'occhiata alla lista degli oggetti. Ogni oggetto con un lucchetto può essere sbloccato utilizzando onore. Ciliegina sulla torta, sarà possibile acquistarlo in tutti i nostri ospedali. Usali bene. Bene. Paghiamo la gente anche in soldi finti, per cui è da paura, proprio, proprio. Ma c'è una porta? Cosa fa Columbro? Signor Poracci? Ah, ecco, sono arrivati quelli che devono essere svitati. Cioè, Poracci che è fomentatissimo all'idea di svitare la capoccia a qualcuno, lo vedo. Cioè, proprio carico a pallettoni. Il signor Poracci. Che cosa? Ah, già, prima c'è il medico di base che deve fare la sua diagnosi. Che colpo! Ma che colpo! Pensavo fosse esploso qualcosa. Ci fate vedere uno svitamento attivo? Nuova malattia, cefalea a bulbo. I nostri medici hanno scoperto la cefalea. Sono diventato anche dislessico. I pazienti affetti da cefalea a bulbo hanno una testa che non passa inosservata. Invieremo il paziente per la terapia verso la potenza di svitamento. Vai! Svitalo, Columbro, svitalo! Quanto è bello Columbro. Il dottor Poracci è pronto al suo primo paziente. Sembra il mio personaggio di No Man's Sky. Abbiamo scoperto che malattia c'ha. Allora, osserviamo la cefalea bulbo come viene curata. Ah, era una donna! Pam Chutney! Sembra un po' la Nannini invecchiata. Lui sarà un uomo o una donna? Mia Spong, sono tutte donne. Con quei pantaloni da uomo. Vabbè, quindi. Perché mi dava modifica? Dov'era il modifica? Vabbè, dovrò. Vai, Mia. C'è pure coso, c'è Samuel Jackson, è venuto. Vabbè, questo è palesemente una spia. C'ha i capelli finti. Non mi dica, è un uomo. Petra Trellis. No, è una donna, meno male. Giovanna K. Ma io non noto. Tu sei un uomo, c'hai i baffi. Henry Anorak. Vabbè, quindi cura tre pazienti con cefalea al bulbo. E lo stanno facendo. Allora, velocizziamo così magari. Cosa fa? Poracci. Dave. Bene, qua si batte la fiacca però, Io non capisco Poracci che tipo di attività vorrebbe intraprendere se non questa. Ma io posso anche trasportarli tipo... Bene, allora... Sto aspettando ansiosamente... 5.000, siamo a 140. Lo sapevi, lo staff andrà in pausa quando ha poca energia, a meno che non ci siano troppi membri dello stesso tipo. Già in pausa, giustamente. C'è Mengarci che è andato in bagno, si imbosca, speriamo non per fare uso di sostanze stupefacenti. Bene, andiamo a curare l'ultima sbulbata. Oh, allora, gentile amministratore dell'ospedale, ospedale una stella, congratulazioni, ministro della salute di Two Point ha assegnato al tuo ospedale una valutazione di una stella su un massimo di 3. Per festeggiare ho recuperato la tua scheda nel cestino. Continua a sviluppare la tua attività a Oxport per ottenere ulteriori risultati e riconoscimenti. Se pensi di riuscire a fare di più, oppure in alternativa pensa in grande, inizia a espandere la tua organizzazione aprendo un nuovo ospedale a Lower Ballocks. Come si dice, a te la scelta, con fragranza. Tarquin Foxbridge, ministro della salute. E... Ma... Why not? Nel senso, un attimo solo. Ah, ecco. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering of druids down at Grogben's Ring. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today.
should all work out nicely. Mi è parso di capire che ci sia un reparto di psicologia qua disponibile. E vediamo un po' com'è. Intanto, avviamolo. Allora, adesso diamo io giù, però, nel senso, cerchiamo di. Qualifica sta? Benvenuto all'over. Ma io posso portarmi Columbro di qua. Una adorabile cittadina con un grosso problema. Parecchi suoi abitanti sono convinti di essere delle rockstar. C'è solo una cura possibile, la psichiatria. Solo i medici con una qualifica in psichiatria possono diagnosticare e curare i pazienti in una stanza della psichiatria. Siamo riusciti a trovarne una, ma cerca candidati con una qualifica in psichiatria e altre capacità utili. Io direi di assumere assolutamente il nostro primo psicologo. Quindi, stop. Costruisci psichiatria. Allora, questo è l'accettazione. Perché c'è un tipo un ranch? Vabbè, allora, stanze, psichiatria. Allora, il reparto di psichiatria lo potremmo fare tipo attaccato a questo qua. Penso serva grande spazio. Mettiamo la porta qui. Mettiamo la sedia qua. Mettiamo. Ecco. Poi mettiamo il solito schedario che non serve a niente se non a far finta di essere grandi, grandi dottori. E lo mettiamo qua che fa molta più. Ecco. E il cestino nell'altro angolo. L'estintore, non si sa mai. Dovesse esserci qualche piromane. Pianta che fa relax. E il poster della cefalea a bulbo, giusto per mettere a proprio agio i pazienti, benissimo. Allora, io leverei le finestre onestamente, perché non penso sia il massimo. Ma sì, cerchiamo di eliminare la finestra. Allora, ma io posso anche spostare le stanze. Ma non la sapevo sta. Ma è bellissimo. Allora, mi serve uno psichiatra adesso. Qualifiche. Alice Flash, psichiatra, intelligenza emotiva e allenamento alla resistenza. Assunto. $28,000. Vabbè. Signora. Bene, ma io direi a questo punto che potremmo fare la stanza dello staff. Vicino a quella, no, vicino a quella della psichiatria è una bruttezza rarissima. Stanza staff, piccolina, niente di troppo invasivo. Qua vorrei far lavorare la gente più che farla rilassare. Ecco, divano, armadietto, cestino, distributore di bevande. Ma non possiamo averne uno solo dove vadano a comprare tutto tutti. No, ci vuole quello esclusivo per i medici. Distributore di snack. Ok. E la pianta, che spero rilassi qualcuno. La mettiamo qui nella. Mettiamola qua che fa scena. E le freccette. Sblocca 400k, vabbè, ancora è lontano. Una poltrona. Per quello che gli piace mangiare le briciole, bene. Io direi che potremmo anche fermarci qua per adesso, per oggi. Alle porte dell'inizio della psichiatria. Allora, se volete io, in vista di un altro, perché vorrei fare almeno 3 episodi prima di chiudere eventualmente il discorso e chiedervi la grande domanda, ovvero vogliamo fare una serie vera e propria oppure no. Quindi ci sarà un altro episodio sicuramente. Volete che io faccia qualcosa nel mente a 3 camere spente? Questa è la grande domanda. Non ci saranno sondaggi qua al di là appunto di questa banale domanda, ma potete tranquillamente rispondermi con un commento. Detto ciò, niente ragazzi, io vi ringrazio. Volevo fare giusto ste finestre, ma credo non si possa. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, se ci state giocando. So che parecchi di voi lo stanno facendo. Si è visto anche dalla schermata di prima, insomma, che parecchi di voi sono già entrati nel mondo di Two Point Hospital. La cosa mi fa piacere. Qua c'è una lista di malattie, non abbiamo ancora diagnosticato una cippa da ste parti. Per cui fatemi sapere, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi.